Ciao amici di Total Photoshop, sono Alessandro, appunto ho 29 anni, vivo a Roma e mi guadagno da vivere come impiegato presso un polo culturale del Comune di Roma e niente, amo la fotografia, le chitarre distorte e non so, le storie emozionanti. Mi sono avvicinato alla fotografia grazie a un amico. Un grande amico che poi sarebbe diventato anche un mentore, con il quale un pomeriggio mi sono ritrovato in giro per Roma a fare degli scatti con una macchina che non era neanche la mia all'epoca. Allora, della prima volta onestamente non ricordo quasi nulla, perché eravamo al centro di Roma, c'era un sacco di gente e non so, dentro e fuori la testa c'era un gran chiasso. Della seconda volta, forse, per modo di dire, mi ricordo invece proprio un gran silenzio e non so, una strana sensazione di controllo, una cosa che non avevo mai provato e che fortunatamente quasi sempre si ripete. Allora, per il momento nel mio zaino c'è una Canon 5D Mark II e ci sono fondamentalmente tre obiettivi: un 35 mm f2 Canon sempre, e un 85 mm 1.8 e poi il mio vecchio cinquantino, il 50 mm f1.8 che usavo con il mio primo corpo macchina, che è stata sempre una Canon 1000D. Diciamo che non c'è sempre una storia dietro i miei scatti, o meglio, un racconto in profondità c'è ogni volta che scatto, solo che non sempre riesco a narrarlo adeguatamente. Per ora credo mi riesca meglio suggerire singole emozioni, singoli stati d'animo, singoli significati. Diciamo che mi riesce più piantare semi che stare a badare a tutto il raccolto, non so se mi spiego. Comunque la verità è che a mio avviso raccontare una storia è sempre difficile, soprattutto quando si usa un linguaggio universale come l'immagine. È più facile andare fuori argomento. Ma per quanto riguarda, se vogliamo parlare di argomenti, sicuramente la femminilità, comunque il mondo del femminile è uno di quelli che mi piace trattare di più, soprattutto questo grazie alla mia ragazza che si presta sempre con molta pazienza ai miei scatti. Quel mio saluto è un saluto affettuoso che va a tutti voi che, come me, so che pensate che le immagini siano una cosa seria.